Tutti, benvenuti o bentornati. Allora, vi avevo già detto tempo addietro, poi mi sono un po' persa perché sapete, insomma, tra una roba e l'altra, ho avuto un periodo un po' così. Però ve l'avevo promesso tempo addietro che mi sarebbe piaciuto fare un video sulle tendenze, diciamo primavera. Poi vedremo d'estate se verrà fuori qualcosa di nuovo. Mi sono appuntata un po' di cose, ovviamente questo è un po' quello che ci propongono gli store, soprattutto diciamo le catene tipo Zara, Bershka, Stradivarius, che so, OVS, Terranova, un po' quelle diciamo più a buon mercato, se così vogliamo dire, che però poi alla fine ripropongono quelli che sono i trend che si sono comunque visti in passerella, magari rendendo lì quando si può, perché ci sono delle cose, ragazze, secondo me è un po' almeno per me, e io sapete che oso abbastanza, cioè non sono una super classica, anzi mi metto anche a volte a sperimentare delle cose discutibili, però ecco, almeno quando si può, secondo me un pochino cercano di ammorbidire diciamo certe proposte. Io ve ne dirò un po' tutte, ho fatto una bella lista e vi lascerò qua praticamente delle inspo prese qua e là, quindi le vedrete apparire mentre chiacchiero, così insomma da poter avere delle reference di quello che vi sto diciamo raccontando, così potrete dirmi quale vi fanno orrore e quale invece vi piacciono e da cui insomma prenderete spunto. Io ne ho tante che mi piacciono, ma ne ho anche tante che dico perché. Iniziamo con questo nutrito gruppo da una bella cosa, una cosa che mi piace tanto e che per me comunque fa sempre mezza stagione e primavera. È praticamente quello che io da sempre uso nelle stagioni intermedie, quindi nell'autunno e nella primavera. Per me il principe del mio guardaroba è sempre comunque il denim. Quest'anno, ragazze, denim, anche total denim. Mi piace tanto che siano tornati moltissimo anche i vestitini, quindi oltre alla camicia jeans che si vede ovviamente ovunque, abbinata anche con il pantalone. Mi piace quando praticamente pantalone e diciamo camicia sono nella stessa tonalità. Non mi piace mai quando praticamente ovviamente si tratta di due denim di tono differente, però quando si tratta del denim diciamo dello stesso tono sì. Mi piace anche tantissimo il fatto che ci siano tantissimi vestitini. Mi piace proprio tanto l'idea del vestitino nella stagione primaverile, quindi in denim. Devo dire che l'ho gradito particolarmente, quindi sì, per me questa proposta è assolutamente sì. Altro grande trend di stagione, anche questo per me è un sì, ma con le dovute precisazioni, è il leopardato. Quindi l'animalier, ma nello specifico proprio il leopardato. Si è visto tantissimo, io soprattutto seguendo anche altri social, ho visto questo trend che spopolava tantissimo già da inizio, diciamo, del 2024, quindi già subito dopo Natale ha iniziato a spopolare quello dei jeans, diciamo, wide leg, quindi un po' baggy, un po' larghi, con la gamba un po' ampia, leopardato. È stato un trend pazzesco, erano praticamente tutte quante in fissa con questo modello che veniva venduto su Amazon e piano piano l'abbiamo visto comparire anche nelle maggiori catene, quindi è partito, diciamo, dal jeans, ma adesso si è allargato proprio a macchia d'olio, quindi si trova qualunque cosa, i top, le camicette, la gonna, il pantalone. Ecco, sul pantalone quasi sempre un pantalone largo, quindi sembrano proprio definitivamente, devo dire, tramontati, ragazze, i jeans, comunque i pantaloni skinny. No, pantaloni skinny non se ne vedono. Il trend è assolutamente sul pantalone, diciamo un po' maxi, che sia baggy, che sia wide leg, che sia leggermente a zampa. Vanno bene un po' tutti i modelli, anche tantissimi cargo, anche tanti pantaloni fluidi, morbidi, quindi diciamo quelli che un tempo chiamavamo pantaloni palazzo, ma non pantaloni skinny. Quindi questo sicuramente è il trend. Per quanto riguarda proprio il pantalone leopardato, si è
visto in tutte le salse, quindi si sono visti pantaloni fluidi, quindi in tessuto tipo raso, i jeans, i pantaloni in tessuti di cotone un po' più sostenuto, c'è di tutto. Mi piacciono tantissimo anche le gonne, soprattutto un po' longhette, un po' fluide. L'importante per me è che il leopardato sia abbinato con misura, nel senso che mi piace per esempio un look total white con magari qualcosina di leopardato, mi piace il look anche colorato abbinato a qualcosa di leopardato, ma comunque un pezzo per volta o un monopezzo, può andare bene anche, che so, una tuta, un vestitino, quindi che sia intero e che sia diciamo fulcro del look, però abbinato per il resto con cose molto sobrie, quindi non metterei mai, che so, un vestitino leopardato con una calza, che so, a rete, o una calza molto lavorata, o comunque con troppo trucco, o comunque insomma con il resto di accessori o comunque completamento del look che butti e strizzi l'occhio al troppo sexy, non mi piace. Lo trovo invece molto chic e molto elegante quando è abbinato in maniera diciamo come dire con un'eleganza sofisticata e con qualcosa che non lasci trasparire la voglia eccessiva di sedurre. Ecco, nel caso del leopardato mi piace sempre messo in questo, diciamo, portato in questo modo. Venendo alle gonne che ho accennato appunto aver visto proprio con la stampa leopardata, si sono viste tanto appunto le gonne longhette in raso, tipo delle gonne un po' da sottoveste, nello stile di quello che era di moda qualche anno fa slip dress, cioè il vestitino proprio con le spalline, sì, le sottoveste proprio in raso, se poi è di seta ovviamente tanto meglio, però ovviamente ci sono anche dei raso non di seta che comunque cadono bene e fanno la loro figura, e mi piace tantissimo appunto la gonna in questo stile. Vi sto mettendo qualche reference per farmi capire. Mi piace soprattutto con la scarpa da ginnastica oppure comunque con una scarpa bassa, sia in leopardato che in altre colorazioni ovviamente. E veniamo qui alla scarpa bassa, ragazze, perché soprattutto questo tipo di gonne appunto o vengono abbinate con le scarpe da ginnastica e quindi con uno stile un po' casual, o comunque per uno stile un po' più raffinato e femminile con la scarpa bassa, che quest'anno è assolutamente la ballerina divide sempre le masse, c'è chi la ama, chi la odia. Io mi sono sempre situata in una via di mezzo, nel senso che la trovo anche molto carina su alcune tipologie di ragazze, su alcuni tipi di look, ma personalmente quando la metto mi vedo vecchia, mi vedo brutta, mi vedo non adeguata. Probabilmente è un qualcosa che su di me non mi ha mai convinto troppo. Quest'anno poi vanno tantissimo le ballerine che abbiano proprio il cinturino alla caviglia. Si erano viste modello appunto Mary Jane con un po' di tacchetto quadrato basso già diciamo in autunno, poi giustamente in inverno si sono viste meno perché con l'arrivo del freddo insomma ci vogliono calzature che tengano il piede più caldo, però sono ritornate adesso in primavera ma senza il tacchetto, proprio ballerina classica però con il laccetto alla caviglia. Si sono viste di tutti i tipi, a partire dalle stra super mega famose, che a me personalmente non piacciono per nulla, ballerine di Alaya, che hanno spopolato proprio, beh, costano anche un botto, però insomma le influenze che le hanno proposte sono state, devo dire, molto seguite poi come trend, perché devo dire che ho visto che le ha riproposte anche, non so se Zara, Bershka, magari ve le cercherò, e sono le famose ballerine o a rete o borchiate, entrambe di Alaya. A me non piacciono per niente, per non parlare poi dell'estremizzazione che ha proposto Martin Margiela, che è la ballerina famosa Tabi, quella che sembra uno zoccolo di un ungulato, che è praticamente ha il pollice diviso dal resto dei piedi. Avevano già fatto lo stivaletto così, che anche quello lì d'inverno insomma era piaciuto a una nutrita fascia comunque di fashion influencer che l'avevano proposta, adesso spopola la ballerina. Ecco, a me sia le ballerine di Alaya che le Tabi di Margiela non piacciono assolutamente, però devo dire che le altre ballerine, anche e soprattutto quelle, mi piacciono con due cinturini, che ho visto proposte in giro più sobrie, con la punta anche spesso non del tutto tonda, non quadrata ma quasi, ecco, su certe ragazze mi piacciono tantissimo, le ho viste addirittura abbinate con il calzino bianco, e devo dire che su certe ragazze
alzo le mani, fanno la loro figura. Per quanto riguarda le scarpe, non mollano di un millimetro né i texani né i biker boots, quindi sia gli stivali appunto da motociclista, soprattutto in questo periodo appunto in cui ancora li possiamo mettere, non schiattare di caldo, perché c'è ancora qualche mese, diciamo, di lasso di tempo di qualche mese in cui li potremmo ancora sfoggiare. A me personalmente piacciono moltissimo i texani, quelli in scamosciato color corda, diciamo, mi piacciono da impazzire, soprattutto se abbinati a jeans o abitini bianchi. Invece per quanto riguarda i biker boots, quelli mi piacciono veramente con tutto, dalle gonnelline scozzesi, che ho visto anche spopolare nella stagione primaverile, magari in colori un po' più confettosi rispetto al classico magari rosso nero più invernale, oppure ho visto insomma veramente con tutte le gonnelline in stile militare, con i tasconi, le cargo, diciamo le cargo skirt, quindi le gonnelline stile cargo, le gonnelline in jeans, i vestitini a balze leggeri d'organza in seta con i fiori, abbinati proprio per contrasto ai biker boots. Mi piacciono tantissimo tutte e due le versioni. Ho il biker boots, l'avevo preso da credo Stradivarius quest'inverno, non l'ho usato tantissimo perché poi divento freddolosa e tiro fuori gli UGG, questo è quanto, però mi ripropongo adesso in primavera di sfoggiarlo appunto con delle gonnelline o dei vestitini. Per quanto riguarda i texani invece voglio prendere un paio proprio di quelli color corda scamosciati o simil scamosciati. Arriviamo invece a una tendenza che per me è incomprensibile, no, non mi piace, proprio non ne capisco la necessità, forse perché ho vissuto il tempo in cui si usavano e ahimè li ho portati tantissimo. Ragazze, tornano i pinocchietti. Non riesco neanche a dirlo senza ridere, tornano i pinocchietti, si sono visti tantissimo, probabilmente a mio avviso saranno appannaggio di fashion influencer che vogliono creare, diciamo, look un po' estrosi, o forse delle più giovani che, come giusto che sia, magari diciamo 14, 15, 16 anni, magari osano anche con questi look senza apparire, diciamo, fuori contesto. Sapete che io non sono assolutamente mai schierata tra quelle che dicono che certi look siano adatti a una certa età e non ad altre, perché secondo me se una donna della mia età li vuol portare e si sente a suo agio e le piacciono, va benissimo. Il punto è che secondo me credo che noi non li gradiremo tanto, questa era la valutazione, piuttosto che dare un giudizio di stanno bene, stanno male, che non mi compete, non mi, diciamo, non mi rappresenta nemmeno. Il mio era più che altro una constatazione del dire che secondo me noi cinquantenni, che forse li abbiamo portati in passato, difficilmente li ameremo di nuovo. Però magari mi sto sbagliando e li vedrò parecchio in giro e mi dovrò anche ricredere su come li gestiranno le ragazze che li porteranno, magari perché chiamo ragazze anche le 50-60 anni e oltre, dovete sapere, e magari mi piacerà pure, per cui pinocchietti. Questa mi piace tantissimo, è la stagione del tailleur, d'altronde il tailleur d'inverno fa freddo, ragazze, cioè quando è vero che poi te lo puoi mettere con sopra il cappotto, la pelliccia, tutto quello che vuoi, eccetera, però tra cappotto, pelliccia, tutto quanto, cioè secondo me alla fine una preferisce un bel maglione, una bella cosa più calda, il tailleur te lo metti se proprio devi portarlo perché devi andare a lavoro. Parlo di tailleur completo con giacca, pantalone, però soprattutto è il momento appunto di sfoggiarli, si usa tantissimo quello grigio, ovviamente tutti i colori pastello che fanno primavera, ma l'abbinata deve essere assolutamente con la scarpa da ginnastica. Il tailleur va portato in maniera casual, proprio assolutamente la tendenza che si è vista è questa, fa eccezione un paio di scarpe che vi nominerò fra poco, con cui ho visto anche portare dei tailleur, appunto, insomma parlo di sia portare per la strada, che ho visto insomma delle ragazze che li indossavano, sia li ho visti ovviamente sfogliando i vari social, Instagram, TikTok o comunque siti web, li ho visti appunto solo con questi due tipi di scarpe, dove però devo dire la parte del leone la fanno le sneakers. Quali sneakers?
quelle che si useranno questa stagione, ossia sostanzialmente la parte del leone la sta facendo Adidas con tre modelli che sono le Gazelle, le Samba e le Campus. Dipende se vi piace un po' la forma più slim o comunque un po' più chunky, quindi un po' più diciamo strutturata, un po' più grossa come scarpa, ma comunque assolutamente questi tre modelli la fanno proprio da padrone, quindi un po' quell'allure vintage anni 70-80. Le altre scarpe con cui ho visto tantissimo portare i completi, appunto tailleur pantalone, ma anche tantissimo le gonne di cui parlavamo prima, per esempio quelle in raso un po' longhetto, ma vestitini, jeans, queste sono le scarpe di stagione, queste che vi sto dicendo, quindi le Adidas e queste che vi dico adesso, ossia le New Balance in questi modelli che vi metto qua, spopolano, cioè dovete avere questi modelli se volete essere all'avanguardia. Io non ho nessuno di questi modelli, mi piacciono forse un po' di più le New Balance e forse il modello quello un po' più chunky che vi ho fatto vedere appunto di Adidas, però non sono la mia passione, devo dire. Addosso a tantissime ragazze le trovo molto carine, però. Le altre scarpe che invece ho visto portare con il tailleur pantalone, ma anche coi jeans, anche larghissimi, praticamente sbuca solo la punta, sono le slingback, soprattutto a partire da quelle iconiche di Miu Miu, che richiamano proprio i modelli anni 2000 di queste scarpe, che avevano appunto la punta, scusate il gioco di parole, bella lunga e i cinturini sulla punta. Le ha rifatte chiunque, iconiche quelle bordeaux che si sono usate tantissimo anche già questo autunno inverno, e poi adesso ovviamente spopoleranno tutti i colori, ma anche le classiche nere. L'importante è che abbiano questa punta un po', come dire, vintage, che noi abbiamo sicuramente vissuto alla grande, perché chi è 50 anni adesso negli anni 2000 aveva 25 anni, quindi sicuramente ha avuto queste punte che io oggi guardo con sospetto, perché non mi ricordo di quando le ho dismesse, ho detto ma come ho fatto a comprare queste robe, e adesso sono tornate. Vedo che soprattutto su i social spopolano gli affari fatti su Vinted e appunto nei mercatini di second hand, quindi immagino che tutte le cinquantenni come me, come magari molte di voi che mi seguono, stiano mettendo in vendita le loro scarpe d'epoca, e le ragazze ventenni di oggi se le stiano accaparrando, perché vanno veramente di stramoda, e credo appunto che Miu Miu le abbia rilanciate da poco. Altra cosa super primaverile, però qua ragazze voglio dire avanguardia pura, no, perché si è visto da sempre questo trend, è l'abitino bianco, spopola come sempre, sia mini sia lungo. Dovete avere un abitino bianco per la prossima primavera estate, ma non è l'unico colore super di stagione, perché ragazzi abbiamo anche tantissimo rosso. Io felicissima di entrambi i colori, perché adoro il bianco, uno dei miei colori preferiti in assoluto per quanto riguarda gli abiti, e il rosso è un altro dei miei colori in assoluto preferiti, perché credo che stiano bene col mio colore di pelle, o sia abitini bianchi sia abitini rossi, dovrei non dover comprare nulla, anche perché di bianchi ne ho parecchi, perché è una fissa da sempre che ho. Ne ho preso uno da poco su YesStyle, che vi avevo anche fatto vedere, quindi Silvia ne hai preso anche uno da poco, resisti a non comprare nulla. Che voi lo accettiate oppure no, ragazze, vita bassa, non è però più tempo di assolutismi. Quando noi eravamo giovani mi ricordo che arrivava la vita bassa e se portavi la vita alta eri assolutamente out, arrivava la vita alta e se portavi la vita bassa eri assolutamente out, erano un po' dei diktat, proprio delle robe che dovevi assolutamente seguire. Oggi non è più così, c'è un po' di vita alta, un po' di vita bassa, però per quanti anni abbiamo visto esserci solo la vita alta? E la vita bassa noi non l'avremmo portata per nulla al mondo, tanti anni devo dire, perché sono stati almeno 15 anni come minimo di dominio assoluto della vita alta. Questo dominio è terminato, è tornata alla grande la vita bassa, potete tirar fuori dall'armadio tutte le antichità di jeans e pantaloni e gonnelline che avete sistemate nell'armadio, io ne ho tantissime, alcune le ho venduti, ma erano abbinati alla vestibilità skinny, quindi non è che io mi sia pentita, perché effettivamente vita bassa e skinny
No, ragazze, non ce la faccio. Mentre vita bassa e wide leg o comunque pantalone un po' a zampa mi piace tanto. L'unica mia richiesta, probabilmente perché appunto ho 50 anni e non più 20, è non avere tutta la panza fuori. Quindi abbino la vita bassa a top che non siano, diciamo, sotto il seno, perché in questo caso mi rimarrebbe da sotto il seno fino a sotto l'ombelico tutto scoperto e mi sembra veramente un po' troppo. Ma non per una questione, ripeto, di età, vorrei chiarire, cioè per una questione mia, di Silvia, cioè Silvia adesso ha 52 anni, non si vede con quel look, però se mi piacesse io lo farei senza problemi. Quindi se tu hai 50 anni e ti piace andare in giro con la tua pancia di fuori e ti trovi carina, io sono assolutamente, come sempre, a favore di ognuno faccia quello che crede e non trovo neanche che questo debba poter essere criticato dal prossimo. La vita è troppo breve perché noi possiamo interessarci di quello che le persone che ci stanno intorno, vicino o lontane che siano, dicono di noi, quindi fate assolutamente quello che vi pare. Io però non mi vedo, cioè non mi piace proprio come look, mi piace magari un filino di pancia, quindi magari che si veda che il jeans è a vita bassa, quindi la maglia non mi deve coprire fino ai fianchi perché sennò non ha senso, ma mi piace che arrivi al filo dell'inizio, diciamo, del jeans, la maglia finisca insomma dove inizia il jeans, o comunque che lasci quei 3 cm magari scoperti, o magari quando magari alzo un po' le braccia che si possa un attimino scostare, non mi dà fastidio, anzi mi piace, però non di più. Quindi sì, per me vita bassa promossa. Altro trend di stagione sono i Bermuda, ragazze, soprattutto Bermuda jeans, però qua vi devo dire la verità, mi piacciono, cioè i Bermuda non mi dispiacciono, quindi devono essere un po' baggy però, ragazze, cioè il Bermuda non deve essere quello tipo da come si chiama, il Bermuda un po' stretto da Boy Scout. No, deve essere appunto un po' di a vita bassa in questo caso, o comunque vita media, e poi si deve un po' allargare sulla gamba, quindi essere un po' baggy, un po' comodo, un po' come se fosse un wide leg tagliato all'altezza del ginocchio, rigorosamente da portare con le scarpe da ginnastica e con un sopra un po' più striminzito per bilanciare il look. Non mi dispiace per niente, soprattutto ovviamente nei momenti di libertà, le passeggiate, nel weekend eccetera, lo trovo carino. Quindi una sneaker magari a mio gusto possibilmente alta, quindi tipo una basket, con un bel calzino che magari si vede, il Bermuda un po' basso sui fianchi, una magliettina aderente ma che arrivi dove inizia il Bermuda, a mio avviso è un sì e credo che me li prenderò. Ultimo trend che io non ho mai, mai, se non forse una volta, però li avrò usati 3 volte, comperato, è il moccassino. So che soprattutto, che so, i modelli tipo Sebago, di cui ho sentito tanto parlare, insomma li ho visti tanto ai piedi di chi li porta, di chi porta i moccassini, ho visto anche quelli di Prada e quelli di Miu Miu, se non sbaglio, belli chunky, quindi con le suole belle grosse, ma stanno tornando anche quelli più slim, più regular, appunto come i Sebago. No, per me è un no. Ho visto degli abbinamenti che per me sono veramente solo dedicati a Michael Jackson, e quindi il classico calzino bianco e quindi il mocassino col calzino bianco messo anche con appunto le gonne longhette. Per me è no, nel senso che quando vedo delle ragazze molto giovani che lo fanno, capisco che è un trend di stagione, a loro modo sono anche carine, secondo me stanno bene, cioè non mi sento di dire che stiano male, però per il mio gusto e per come mi vedo io, su di me è un no. Infatti vorrei chiarire che tutti i no che ho detto, se non l'avessi detto a sufficienza, che tutti i no che io dico in questo video sono no per me e basta, vale sempre soltanto per me, ma a volte veramente anche quando qualcosa per me è no, nel senso che io, per me Silvia è no, è un no che non riguarda appunto gli altri, perché mi capita di vedere delle ragazze in giro e dire ma io non me lo metterei mai, ma a lei sta proprio bene, io non lo porterei mai, ma lei è molto carina. Quindi no, questa cosa da sempre di soggettivizzare moltissimo le cose e quindi vederle dal mio punto di vista, ma solo
solo per quanto riguarda indossare io una cosa oppure non indossare io una cosa. Per cui fatemi sapere se magari i no che ho detto vi trovano d'accordo, se è una questione magari generazionale, se è perché magari, non lo so, appunto abbiamo portato certi trend e adesso non sopportiamo più di vederli perché ci hanno già, diciamo, riempito. Tipo io l'altro giorno volevo andare giù in cantina a recuperare degli stivali cavalli 2000, ragazze, presi nel 2000, li ho presi proprio nel 2002 quando sono arrivata qua a Milano. Sono degli stivali cavalli neri con la puntissima, sono neri con il tacco rosso in vernice a spillo, solo il tacco è rosso proprio in vernice a spillo e la puntissima. Secondo me se io li mettessi in vendita farei furore, perché sono appunto dei cavalli, poi adesso è venuto anche a mancare Roberto Cavalli, quindi si sa che questi creano, insomma, queste cose creano sempre un po' di hype, ma ce li ho lì da anni e ho anche delle décolleté di Miss 60, tutte in jeans con il puntone, prese sempre nel 2002 appena arrivata qua a Milano, c'era il monomarca in via Torino e le comprai lì. Dovrei valutare di metterle in vendita e di monetizzare, però devo dire che di quegli anni ho venduto tutto, sono le uniche due cose che mi rimangono e le ho tenute un po' così, perché mi facevano nostalgia, diciamo. Bene, questo è quanto, queste erano tutte le tendenze di cui vi volevo parlare, fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate, avete già comprato qualcosa o meditate di comprare qualcosa, siamo tutte qua pronte a sentire i vostri pareri e noi ci vediamo al prossimo video, ma se vi fa piacere potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like al video e venirmi a trovare per i prossimi video. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!